Sì. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, bentrovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto con Antonella E Entrenò. Ugo Lombardi. Buonasera, Saluto la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. buonasera, buonasera, buonasera. Sto chiamando l'ospite. L'ospite in linea. Vai, Antonella. Ecco, l'ospite di questo pomeriggio è Antonio Urzi. Antonio, buonasera. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti. Mi Benvenuto, sentite? grazie per... Sì, Sì, benissimo. bene. Tu ci senti bene? Mi sento molto bene. Perfetto. Sì. Grazie Bene. Antonio per aver accettato l'invito di quest'oggi e per essere con noi questo pomeriggio. A brevissimo con te parleremo della tua esperienza, forse una tra le più sconvolgenti nella storia della moderna ufologia. E per il momento però passo la linea a Rosario Moreno, la regia centrale, per i saluti al network. E subito dopo siamo qui nel nostro studio virtuale con te, Antonio. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera all'ospite Antonio Urzi Studios, giusto, messo giusto anche sulla web TV. Allora, cari amici, siamo in diretta a reti unificate, quindi siamo su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgarede, provincia di Treviso, Radio Issa di Modena, Radio Valdichiana della Valdichiana, Modena Noi Radio, sempre di Modena, e ovviamente anche su Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Per quanto riguarda la web TV, siamo in onda sia sulla pagina Facebook, su Dailymotion e sul nostro sito radiosaiuz.it. È aperta la chat sul sito e su tutti i siti collegati del network. Antonella, ti rigiro la palla, vai. Grazie Rosario. Allora, torniamo qui con Antonio Urzi, come vi dicevo in apertura di trasmissione, la sua è una delle esperienze più importanti, più straordinarie dell'ufologia moderna. Antonio, difatti, con sua moglie Simona, documentano costantemente, quasi quotidianamente, Antonio, vorrei dire, contatti con UFO, con oggetti non identificati, con Oggettivamente. extraterrestri, con filmati che sono sia diurni che notturni, registrate anche altro genere di manifestazioni. Insomma, la vostra è una nutritissima documentazione, Antonio. È una documentazione che negli ultimi tempi, tra l'altro, tu stai mettendo insieme e raccogliendo anche con il supporto di altri testimoni oculari che assieme a te assistono a questi avvenimenti. Ma prima di tutto sarebbe interessante capire, Antonio, qual è la tua vita normale, di cosa ti occupi, se questi avvistamenti sono iniziati molto tempo fa. Ecco, raccontaci un po' la tua storia. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori. Io sono una persona normale, semplice, che vive la sua vita quotidiana, ho una famiglia, una splendida bambina di 1 anno e mezzo, una moglie fantastica che mi supporta e mi sopporta dalla mattina alla sera. Però tutto sommato, sì, io vivo questa esperienza fantastica. Che la divido, diciamo, col mio quotidiano, che io sono uno stilista di moda, faccio tutt'altra cosa nella vita. Però prorompente entra questa meravigliosa esperienza quasi nel quotidiano, perché fin da piccolo vivo esperienze dirette e indirette con questi esseri meravigliosi che ci visitano. E grazie a questa esperienza, a questo contatto, ho la grazia e la fortuna di immortalare e firmare i loro mezzi volanti, perché oltre ad avere esperienze personali, che più in là magari ne parliamo, entriamo nel dettaglio, Certo. come caratteristica della mia esperienza è il filmato che fa la differenza, appunto, a differenza, scusate il gioco di parola, di tante altre persone che asseriscono di essere in contatto, ma di fatto non hanno la prova. Io fortunatamente, grazie proprio al cielo, ho l'opportunità di filmare i loro mezzi. Quindi Antonio, queste esperienze che tu vivi, ti vengono comunicate prima o hai, diciamo, direttamente la possibilità di vedere, insomma?
Entrambi. Spesso ci sono state più occasioni, appunto spesso più occasioni, dove questi esseri mi davano l'input e io puntualmente mi recavo in un determinato luogo, si manifestava l'astronave. In altri casi mi sono ritrovato in posti, in circostanze anche comuni, magari con persone del lavoro o sopra casa, magari spensierato, e mi ritrovavo sopra l'oggetto. Il salto, diciamo, di qualità della mia esperienza è nata appunto nel periodo del 2007, dopo 2 anni che frequentavo Giorgio Bongiovanni. E prima, Antonio, hai avuto esperienze antecedenti ugualmente intense, ugualmente importanti? Ho avuto esperienze da piccolo fortissime, al pari di quello che vivo oggi. A differenza che oggi sono cosciente, so con chi ho a che fare, conosco le reali intenzioni di questi esseri. Da piccolo, sai, mi spaventavo anche perché vedevo effettivamente questi esseri mi si manifestavano in camera, vedevo gli oggetti per aria, avevo spesso paura, ma mi mancava sempre, rimanevo con la malinconia. Oggi ti do una spiegazione. E invece dal 2000, da quando sono con la mia attuale moglie Simona Sibilla, vivo esperienze quotidiane e costanti, fino a poi al 2005 che incontro Giorgio Bongiovanni, e da lì parte proprio l'esperienza spirituale incredibile. Ma tu sapevi di dover incontrare Giorgio Bongiovanni? L'ho sentito 10 anni prima, ovvero nel 1995 circa, 94-95, quando per caso, non a caso, scopre la sua esperienza nella mia città natale, a Livorno. C'era un gruppo di persone che lo supportavano, le famose arche che erano seminate e sono seminate un po' in tutta Italia come supporto logistico per Giorgio Bongiovanni, e capitai in questo gruppo dove mi trovai questa persona. Lui al tempo c'era ancora Eugenio Siracusa, e rimasi affascinato talmente tanto che nel 95, io ripeto, sono nato nel 1973, dopo circa 3 anni inizio a avere le esperienze che si vanno fino al circa 10-12 anni, si interrompono dopo 10 anni intensi, a 13 anni si interrompono, e poi nel 95 riscopro questa situazione, quindi niente contatti, niente avvistamenti. Dal 95, quando incontro l'opera di Giorgio Bongiovanni, rinizio a vedere queste spettacolari manifestazioni e in più anche l'incontro periodico con gli esseri. Ma questo è tutto un altro discorso, non ne parlo mai perché le prove ancora non ce l'ho. Dunque, Antonio, adesso aggiungeremo anche a sviluppare meglio questa correlazione tra la tua personale esperienza e l'incontro poi avuto con Giorgio Bongiovanni, e quindi il legame tra l'esperienza stessa e quello che è il percorso di Giorgio. Ma vorrei che tu spiegassi una cosa ai nostri ascoltatori prima. Tu quindi parli di contatto, per cui non ti limiti ad avere come dire, un contatto visivo, cioè tu non filmi soltanto le astronavi, hai avuto proprio contatti con chi conduce queste astronavi, con esseri extraterrestri? Sì, ho avuto tantissime esperienze di vario tipo, su vari livelli. Posso solo parlare, diciamo, di quello che caratterizza, ecco, in generale, con tutta la mia esperienza, perché poi una volta che uno ha i canali aperti incontra un po' di tutto in tutte le maniere, diventerebbe anche complicato per chi ci ascolta. Però posso dire che ho avuto esperienze dirette dove questi esseri mi hanno confermato la veridicità dell'opera di Giorgio Bongiovanni, mi hanno invitato appunto a questa collaborazione con loro stessi per divulgare attraverso i miei video la loro presenza sulla Terra, e da lì ho preso seriamente posizione e coscienza di quello che è il mio ruolo in questo momento. Beh, allora ci puoi descrivere chi sono questi esseri e da dove vengono? Beh, sono, nel mio caso, gli esseri sono, appartengono a tantissime razze, perché non si parla solo di un gruppo di esseri con una mansione ben precisa, ma si parla di una confederazione dove ci sono più fazioni e collaborano. Quindi io incontro l'essere di tipo grigio,
che ce ne sono anche lì, una svariata, brutto dirlo, ma tipologia. Ci sono tanti tipi di esseri appartenenti a quel tipo che conosciamo, classificato da noi terrestri come grigio. Ci sono tanti esseri umani, non terrestri, ma sono umani. Quindi i miei provengono da Sirio, possono venire da Alfa Centauri, da Procione, dalle Pleiadi e da chissà quale altro pianeta, dove spesso non mi dicono tutto. Ma posso confermare, poi ovviamente uno può crederci legando tutto ciò che racconto a quello che è la manifestazione, quindi il video che vado a mostrare. Poi è opinabile, perché non avendo prove alla mano, diciamo, bisogna andare anche un po' sull'atto di fede. Posso dire che sì, conosco tante razze, sono spesso visitato, non sempre. Io dico spesso perché nell'arco di 43 anni ne ho visti tanti di esseri, ho avuto l'opportunità e ho l'opportunità periodicamente di incontrarli, ma si parla di incontri ogni 4-6 mesi, a volte passa anche un anno e non vedo niente, eh. Posso solo filmare, ma esperienze forti, però nell'arco di una vita sono tante. Ne hai accumulato a sufficienza, insomma. Ma cosa ti dicono? Cosa ti chiedono? In particolar modo, io nel 2012, perché spesso hanno sempre parlato loro, io tempo di fargli una domanda, ma già loro mi dicevano, e quindi rimanevo sempre col punto di domanda, e ce ne ho ancora tante, attenzione, non è che tante cose mi sfuggono, però le cose elementari, perlomeno le cose basi, le so. Questo, ripeto, nel 2012 ho avuto in un anno tre esperienze fortissime con degli esseri però molto evoluti, appartenenti alla, penso, dalla quinta dimensione in su, che io identifico come esseri solari, dove mi hanno confermato l'esperienza di Giorgio Bongiovanni che è reale, nonostante ciò che io lo supporto dal 2006. Nel 2012 mi hanno confermato questa cosa, perché io me lo chiedevo, perché giustamente, per atto di fede e di amore per questa persona che ho e che noi in tanti siamo, che riconosciamo la sua opera e siamo affezionati, al di là delle mie esperienze personali con Giorgio, ma giustamente volevo capire l'interazione tra gli esseri, Giorgio e me. Quindi chi di meglio me lo dice un essere? E nel 2012 per tre volte mi hanno confermato che l'importanza dell'opera di Giorgio Bongiovanni, il mio ruolo all'interno dell'opera di Giorgio Bongiovanni, e una cosa molto importante, mi hanno detto che loro sono l'anticipazione, la manifestazione extraterrestre è l'anticipazione alla prossima manifestazione al mondo del Maestro Gesù Cristo in forma fisica. Io quindi sono nato, e quindi posso solo essere che felice. Quando si prevede? Non ti hanno detto i tempi? Non me l'hanno detto, ma io penso un po' tutti, anche il profano può vedere che il mondo sta cambiando e siamo arrivati al punto di non ritorno, perché comunque la situazione è molto drastica. Se diamo retta e ascolto anche ai messaggi dei vari veggenti e di tutto quello che è le profezie, la profezia in generale, mi sembra che i tempi siano questi. Non si sa il giorno e l'ora, ovviamente, perché gli esseri non danno né date e appuntamenti, almeno che sia una cosa mia personale. Alle 3 vieni lì, io alle 3 il disco volante arriva, come spesso è successo e accade tutt'oggi. Però per questi eventi di questa portata non penso che nessuno dia date, possiamo ipotizzare. Antonio, rispetto ai dialoghi che tu hai avuto, parlavi appunto della loro presenza sulla Terra. Qual è la ragione della loro presenza silenziosa? Intendo dire, perché a questo punto non c'è una manifestazione più esplicita, più plateale, di modo che possano essere riconosciuti da tutti? Perché innanzitutto loro non possono violare il nostro libero arbitrio, perché altrimenti andrebbe a monte tutto il discorso di causa ed effetto e l'umanità sarebbe facile, arriva un extraterrestre e risolve una cosa, si fanno vedere, l'uomo prende coscienza. Loro lo vorrebbero fare, ma è impedito dalla legge onnicreante, quindi loro possono fare attualmente solo monitoraggio di tutte le attività umane, stare dietro alle persone che
secondo il loro punto di vista possono essere funzionali per portare avanti il nuovo mondo, perché portanti queste di una genetica particolare. E poi niente, stiamo a vedere. Attualmente le attività comunque nel mondo sono aumentate, ovviamente c'è un flusso e riflusso, ci sono dei periodi dove si concentrano più avvistamenti, altri meno, ma se facciamo un balzo indietro nel tempo, nell'arco di 20 anni, penso che l'ufologia sia diventata di dominio pubblico. Quindi su scala cosmica 20 anni cosa sono? Niente, come da un paio d'ore. Certo. Per noi è tantissimo, ma ricordiamoci che negli anni 90 non se ne sentiva parlare di extraterrestre UFO. Quanti programmi ci sono che parlano ora di ufologia? Quanta gente filma astronavi? Quanti avvistamenti ci sono? Quindi vediamo che in 20 anni non sembra, ma il lavoro del cielo è stato fatto e sta andando, a mio avviso, a buon fine. No, indubbiamente questo è vero, negli ultimi 20 anni c'è stato non solo un aumento delle osservazioni da parte degli sky watcher, definiti così, osservatori del cielo, ma c'è stato anche un gran lavoro divulgativo e sempre di più, sempre più approfonditamente se ne parla. Eppure, Antonio, nonostante tutto questo, ancora ci sono molti dubbi e soprattutto vengono messe in discussione le prove fotografiche o i filmati che vengono prodotti. I filmati da te realizzati, da te e da tua moglie Simona, sono stati analizzati da esperti super partes, diciamo così, che non fossero coinvolti personalmente con te? Ci sono state persone, un po' tutti, diciamo, i ricercatori sono sempre stati lontani da me. Uno lo diventa amico poi nel tempo, è inevitabile, perché dopo 10 anni di attività è normale che poi siamo esseri umani, è bello anche interloquire le persone, scambiarci una telefonata, un saluto e poi si diventa amici, ma inizialmente tutti mi guardavano male. Non ci scordiamo che l'indagine di Pier Giorgio Caria, anzi approfitto per salutarlo se è in linea, ci sta ascoltando, un grande ricercatore Pier Giorgio Caria, insieme appunto a Giorgio Bongiovanni, hanno condotto un'investigazione sul mio caso insieme a Jaime Maussan, il giornalista investigativo messicano. È durata 6 anni l'indagine e ancora sta durando, perché comunque non è tanto il video che può essere visto, smontato e smascherato, è tutto quello che c'è dietro. Quindi perché questa persona, quella che sono io, filma ripetutamente, filma, io ho un archivio che non so se si va a superare 8.000 video. Non sto dicendo fandonie, proprio noi abbiamo classificato fino a un certo periodo con il grande ricercatore Giuseppe Garofalo, un tecnico analitico italiano che è considerato uno tra i più eccellenti a livello mondiale, ce l'abbiamo noi qua in Italia. Inizialmente noi non ci conoscevamo, normale, lui si è avvicinato a me, è stato chiesto da parte di altri di analizzare il mio materiale, poi lui, vivendo anche lui parallelamente esperienze, ci siamo incontrati più volte, siamo diventati amici, ma di fatto anche lui è uno che ha analizzato i miei video, abbiamo catalogato insieme, siamo arrivati fino a più di 8.000 video. Tra stelle, astronavi, oggetti di plasma, c'è una vastità enorme, non tutto quello che vola è astronave con occupante a bordo, poi magari dopo vi faccio un po' di chiarezza. Perché comunque le dimensioni sono molteplici e quando una persona ha i canali aperti entra di tutto. Allora Antonio, facciamo così, facci chiarezza subito. Allora io in questi anni ho avuto modo di filmare di tutto, dalla sfera, dai classici ebani, sai, tubolari, sapete i tubolari, tanti ora me li conoscono, che questo sigla ebani, i sigariformi, dici? Sì, che è stata coniata dal ricercatore Jaime Maussan, che significa entità biologica anomala non identificata. Sono questi tubolari che apparentemente sembrano organici, vivi, e di fatto lo sono. Ho filmato questo, ho filmato le sfere, ho filmato oggetti di plasma che non hanno niente a che vedere con le astronavi, ho filmato entità biologiche, ho filmato un po' di tutto e ho capito che quando una persona è predisposta, perché siccome noi siamo antenne, il nostro cervello è un'antenna
che se sintonizza su una certa frequenza riesce a canalizzare e di fatto a comunicare con altre dimensioni, altre realtà, ovviamente si parla di un fenomeno fisico, il fenomeno mi si manifesta davanti agli occhi. Mm-hmm. Cioè, non è che vado in estasi e lo vedo solo io, quello che effettivamente si manifesta in cielo chi è con me lo può vedere, ma non per forza deve essere un'astronave con occupanti a bordo. E allora che cosa sono queste cose, Antonio, quelle che tu descrivi, e Bani, cosa sono? Ci sono tante altre entità che vivono nelle dimensioni parallele e in questo periodo, in particolar modo in questo decennio, si stanno manifestando grazie al cambio di frequenza, perché stiamo entrando pian piano in questo processo evolutivo nella quarta dimensione e chi è un tantino predisposto riesce a comunicare e questi esseri si manifestano là dove sei te. Nel caso mio sono a Cinisello Balsamo, queste entità si manifestano a Cinisello Balsamo, se sono in Toscana vengono in Toscana, però questo è successo anche in compagnia di Pier Giorgio Caria e il suo staff in Turchia, in Messico, Stati Uniti più volte, è successo in Brasile, in Argentina. Ma perché? Perché è un fenomeno reale, mondiale, e chi è cosciente il fenomeno lo si manifesta. Quindi queste manifestazioni sono diciamo propedeutiche ad una successiva manifestazione. Qual è il compito loro e il tuo compito? Quindi diffondere. Guardo a cosa? Abbiamo un fenomeno diciamo che è un fenomeno nuovo, un fenomeno che non tutti vogliono accettare, di cui non tutti vogliono parlare. Ma perché questo fenomeno accade? E perché accade tramite te? E cosa vuole dirci? A cosa ci vuole preparare? Sicuramente ha un cambio di ideologie, perché comunque il discorso che non siamo solo in un universo è scomodo al potere, e questo entra a spada tratta nelle menti delle persone. Chi lo accetta è perché è pronto effettivamente a livello spirituale di fare questo salto evolutivo. Chi non lo accetta, anche con prova alla mano, evidentemente non è il suo momento. Io una volta mi disperavo quando la gente diceva no, ma è falso, non è vero. Poi ho pensato, beh, effettivamente c'è un disegno, è un richiamo di spiriti, perché comunque quando si manifesta, abbiamo davanti agli occhi una manifestazione del genere, uno deve prendere coscienza, e ce ne sono tanta gente che vede e tantissima gente che nega davanti all'evidenza. Evidentemente non è il messaggio che deve ricevere in quel momento, quindi è una selezione naturale. Quindi, Antonio, come sempre più di frequente ormai ascoltiamo, gli extraterrestri di oggi sono gli angeli di ieri? Assolutamente sì, ho conferme personali, ma anche essendo appunto un appassionato del tema, perché poi di fatto uno si appassiona, vuol capire anche cosa sta vivendo, e io negli anni mi sono fatto un po' una cultura e mi ritengo anche un po' un ricercatore, perché ho messo a confronto la mia esperienza con l'esperienza di altri. Effettivamente tutto quello che era nel passato si sta ripetendo oggi, quindi i famosi gli angeli, che Angelos vuol dire messaggero, sono gli stessi esseri che attualmente stanno visitando e monitorizzando le attività umane. E sono portatori a loro volta di un ulteriore messaggio, che è stato diffuso più volte alla popolazione extraterrestre, ma che non mi pare sia stato particolarmente recepito. Perché il cielo vuole la qualità, non vuole la quantità. Quindi il messaggio lo va a recepire solo quelle persone pronte, perché se no diventerebbe un dramma. Vi potete immaginare se il sanguinario, il violento, l'assassino mi entra in un nuovo mondo? Certo. C'è una selezione. Tanti lo accettano, tanti no. Io mi schiero invece dalla parte della giustizia, perché essere troppo buoni poi il risultato lo conosciamo tutti. Mm-hmm. Perché il padre è buono, prima è giusto e poi è buono, però per essere buoni prima si vuole giustizia, per questo ci vuole una certa selezione. Antonio, diverse sono le discussioni ancora tutt'oggi vive, vivaci all'interno del mondo dell'ufologia, non trovi che questo sia controproducente per la diffusione della conoscenza? Spesso noi durante le trasmissioni con Pier Giorgio abbiamo
ribadito che l'ufologia non è un atto di fede, è un fenomeno scientifico e come tale va studiato. Eppure ci sono troppe discordanze ancora. Questo non favorisce il processo di cover-up, secondo te? Favorisce il discorso di cover-up perché emana gli incapaci. Quindi se una persona è incapace di intendere e di volere, si vuole mettere in gioco con una cosa più grossa di lui, con arroganza e presunzione, vuole in qualche modo inculcare nelle menti delle persone un fenomeno che di fatto si sa da dove viene, gli esseri si sanno da dove vengono, cosa vogliono e perché sono qua. Il problema è che tanta gente che sa fa di tutto per depistare il fenomeno perché sono coscienti, la verità la conoscono, ma non lo vogliono dire perché hanno un tornaconto. Quindi viene l'ufologo, magari ufologo perché in 5 anni si è appassionato, è diventato ufologo per possibilità anche economiche, quindi vuol dire lasciare tutto e dedicarsi a quello, ma il fine qual è? Scrivere il libro, andare in televisione, fare il programma televisivo. Ecco perché poi la gente viene e non capisce più niente. Basta vedere un po' in Italia cosa passa per le televisioni e vi rendete un attimino conto a che livello siamo. Quindi se la gente vive nella totale ignoranza è grazie a questi pseudo ricercatori che con arroganza e presunzione vorrebbero dettare legge, ma di fatto il mondo ufologico non ha niente a che fare con la visita extraterrestre. Sono due cose totalmente diverse, perché dietro la visita extraterrestre c'è un messaggio e ci sono dei segni concreti che vanno a avallare il messaggio stesso. A livello ufologico c'è la classificazione, la lucetta che si è presentata a Torino, ha fatto Torino, Milano in 2 ore, hanno visto 200 persone, vogliono vedere l'ora, che ore, fenomeno meteorologico. Questa è l'ufologia, che ci ha rotto sinceramente anche i tantissimi. Non è più il momento ora di scherzare, ma c'è da rimboccarsi le maniche, prendere seriamente posizione e iniziare a lavorare su questo tema, che a lavorare su se stessi, non lavorare. Poi se uno si vuole mettere in gioco è a disposizione, ci sono tutti gli Tutte le elementi possibili possibilità di a farlo. voglia. Antonio, vediamo se abbiamo capito bene allora. Questo percorso, diciamo, conoscitivo, ma anche di crescita interiore, è, diciamo, è a presupposto di un evento che fra non molto dovrà verificarsi, e cioè il ritorno di Gesù Cristo sulla terra. Ce l'auguriamo E perlomeno. allora, tutto questo fenomeno sta avvenendo perché ci sono quelli che sono pronti, quelli che sono meno pronti, quelli che saranno pronti. Ma secondo le tue informazioni, quello che tu hai, cosa dovrebbe accadere al ritorno di Gesù Cristo sulla terra? Sicuramente prima ci saranno delle catastrofi inimmaginabili. Io ho avuto delle visioni, io ho visto gli esseri mi hanno fatto vedere negli eventi futuri e ci credo, perché per quello che la gente dubbia, per me è certezza. Io lo vivo sulla mia pelle, esperienze quotidiane, quindi non posso fare che credere. Non penso che gli esseri mi prendano in giro, anche perché tutto quello che mi hanno mostrato anche in passato poi si è verificato. Io una volta mi prendevo troppo sul serio e quello che mi facevano vedere cercavo di pubblicarlo su Facebook, no? Sul social, e puntualmente dopo una settimana, 10 giorni accadeva, quindi terremoti nel punto X, vulcani che si accendevano, la gente mi andava addosso. Ho smesso a fare questo perché non è la mia missione è filmare. Quindi tutto quello che accade a livello mondiale e che dovrà accadere, sicuramente accadrà. Non ho dubbi su quello che mi fanno vedere gli esseri. E quello che mi hanno fatto vedere gli esseri è catastrofico, disastroso. Io non ho paura perché per me la morte non esiste, quindi. Ma quello che tu definisci catastrofico è un percorso che, diciamo, sta avvenendo per colpa dell'essere umano, dell'uomo, o perché è nei fatti evolutivi, insomma. Ma l'uomo ci ha messo del suo, diciamo, perché se l'uomo era in equilibrio con il pianeta Terra, tutto ciò, anche se è un processo evolutivo per avere un cambio,
penso che tutto quello che dovrà accadere, io spero di sempre di no, attenzione, non è che sto facendo il tifo per la catastrofe, perché ho moglie, figli, bambini, ho parenti, attenzione, se no sembro un distruttivo, no, io credo, faccio fede a quello che mi hanno fatto vedere, fino ad oggi non si sono mai smentiti e stiamo a vedere. Però se l'uomo si fosse comportato meglio nel passato e attualmente si comportasse meglio, tante cose si potrebbero evitare, tipo terremoti o maremoti, la maggior parte sono cause, sono gli effetti di una causa. Con gli esperimenti nucleari ne sappiamo qualcosa. Quindi tutto quello che si sta accelerando, il clima, guardate il clima, come sta cambiando a livello mondiale, ma questo è andato di fatto, anche la scienza ufficiale si è messa a tavolino a capire come tamponare il problema, al di là di poi tutto quello che sta succedendo con il governo americano, vabbè, però tutt'altro discorso che non mi compete. Ma tutto questo, ma tutto quello che sta avvenendo, scusami Antonio, secondo i messaggi che ci mandano questi esseri di luce, potrebbe essere evitato? Poteva essere evitato. Siamo sempre tutti con la speranza, ma per me, per un'opinione personale, è una domanda? Certo. Per un'opinione personale, no. Non cambierà niente, siamo giunti al punto di non ritorno e penso che questo si può vedere dal piccolo al grande, da quello che succede all'interno delle società, ma anche a livello internazionale con tutto quello che sta accadendo sul piano internazionale, quindi guerre e via dicendo. Ormai è irreparabile questa situazione, è solo da prendere atto di quello che sta avvenendo, chiedere perdono al Padre Creatore, quello sì, e iniziare a lavorare su noi stessi, al di là dell'UFO, l'extraterrestre, quello che. Non ci appelliamo ora al cielo che loro sono la nostra speranza, non è così, perché sennò sarebbero già intervenuti, perché quando muore un bambino sul barcone o tutti i bambini che muoiono di fame nel mondo, perché muoiono? E lì perché c'è purtroppo una legge di causa ed effetto, e per legge karmica ognuno paga di quello. Allora lì dà un senso, a chi crede nella reincarnazione può dare anche un senso che la vita è eterna. Quindi una persona, un bambino, cosa ha fatto poveretto quel bambino per morire violentato? Dov'è il buon Dio? Si è distratto in quel momento? No, sono cose che noi non accettiamo perché siamo egoisti e siamo presuntuosi, ma gli insegnamenti anche di tutte le religioni parlano di reincarnazione. Quindi se uno va a vedere la legge di causa ed effetto, quello che dai ricevi. Ecco, in questo percorso, diciamo, conoscitivo, Antonio, sicuramente avrai tentato di dare delle risposte alle quali tutti quanti noi vogliamo, ci chiediamo e vogliamo dare risposte. E credo che diciamo, questi esseri che conoscono tanto di noi forse potrebbero anche darci delle risposte. Tu ti sei chiesto noi da dove veniamo? Noi individualmente o noi come razza umana? Noi come razza umana. La razza umana è un miscuglio di tante razze sparse nell'universo, in questo universo, ma anche in dimensioni parallele, e sono qua a scontare attraverso la terza dimensione. Quindi, a scontare? A scontare tutti gli errori che abbiamo fatto su altri pianeti. E di fatto la Terra è considerata un penitenziario, quindi un pianeta meraviglioso, però fatto di delinquenti assassini. Cioè, ci stai dicendo che noi veniamo da altre parti, da altri mondi, da altre dimensioni, perché qui dobbiamo espiare? Sì, noi siamo a scuola, tanti di noi siamo a scuola, qui c'è per missione, ma tantissimi esseri umani sono qua per scontare, perché peggiore della terza dimensione, vi assicuro, non c'è altro. Cioè sì, c'è altro, ma c'è il regno animale e vegetale, i secondi regni parallele della terza dimensione, ma siccome noi abbiamo l'ego sum, siamo fatti del primo stadio evolutivo, quindi la terza dimensione, viviamo le sofferenze più atroci possibili e immaginabili, perché tanti di noi, come io, riconosco che sono nato qua, ma il mio spirito non è terrestre, quindi siccome io mi ricordo da dove vengo, per me è una sofferenza vivere, mi dà fastidio anche la polvere che mi tocca, figuratevi un po'. Quindi tu hai scelto di venire qui? Io ho scelto, sì, diciamo che ho scelto. Come gran parte di la noi. La mia missione qua è istruire l'umanità al contatto, aiutare le persone a entrare in contatto con gli extraterrestri, perché un domani
presto, spero presto, si manifesteranno davanti agli occhi di tutti. E per, come primo approccio, ovviamente la persona deve iniziare a praticare, a capire come fare, iniziare a capire cosa sta avvenendo davanti agli occhi, perché oramai è una cosa che tutti vedranno. Io ho fondato un gruppo che si chiama Contatto Massivo per una profezia che mi disse Giorgio Bongiovanni nel 2005. Mi disse: Antonio, tu e Simona domani dovete, aprirete un gruppo, fonderete un gruppo e inizierete a far abituare le persone a vedere le astronavi. Io e Simona ci guardiamo sbalorditi, e questa cosa è andata a compimento, perché anzi mi disse di più: girerete il mondo intero e farete vedere le astronavi come nessuno ha mai fatto prima in modo pubblico. Io in Turchia ho filmato davanti a 400 persone, la stessa cosa è successa in Messico davanti a centinaia di persone, in Sud America. Quindi Antonio, durante questa missione hai mai avuto dei momenti di cedimento? No, a livello materiale la disperazione di essere anche senza un euro, perché io ho girato il mondo, ricordo, a volte è capitato che avevo 2 euro in tasca, che nemmeno un cappuccino all'aeroporto mi potevo permettere, però forte, permeato di spiritualità, perché credo nella missione, la sento ancora, la sentivo prima, mi sono avventurato nel mondo senza un euro, sono tornato dopo 2 settimane senza un quattrino, quella era la mia disperazione, però per il resto niente sconforto, anzi ogni esperienza mi fa forte, forte più che mai. Quindi, avendo a che fare con il cielo, hai sempre un supporto, una garanzia, un sostegno. Quindi suppongo che anche i tantissimi attacchi che hai dovuto sopportare in questi anni non ti abbiano scalfito più di tanto. Una delle accuse più frequenti che ti viene mossa è quella di riprendere dei bottoni. Anzi, mi correggo, scusa Antonio, devo essere precisa, perché le ciappette, le ciappette, sai, i bottoni a pressione, no? Ecco, è il messaggio per questa gente, che siamo visitati da bottoni volanti. Scusa Antonio, se queste persone vedono il bottone, vuol dire che siamo visitati da bottoni, ma siccome tante persone come me, che siamo pochi ma siamo tanti nel mondo, hanno visto quei bottoni volare sopra le loro teste, a me mi fa forza e potenza. Per il resto lo lascio a Striscia la Notizia e tutta la gente che comunque vive nella quotidianità senza sapere dove stanno di casa queste persone. Quindi, scusa Antonio, vorrei tornare un attimo sul discorso iniziale, credo che interessi anche i nostri ascoltatori. Torniamo alla domanda iniziale, cioè la nostra provenienza, hai già detto che quasi tutti noi veniamo da altre dimensioni, magari su questo territorio perché abbiamo delle colpe da espiare. Ma l'essere umano chi l'ha costruito? Ti sei fatto questa domanda? Cioè perché è stato costruito e chi l'ha costruito? No, non me la sono fatta questa domanda perché già lo sapevo. Io sono nato con gli esseri mi hanno sempre istruito fin da piccolo e ho avuto conferme, sarò logorroico ma lo devo dire, queste conferme le ho riscoperte nel 95 scoprendo l'esperienza di Giorgio Bongiovanni e Eugenio Siracusa, quindi andavano a confermare quello che gli esseri mi dicevano da piccolo, ovvero che noi siamo stati creati in laboratorio per atto di amore da questi geni cosmici, dando forma e sostanza in base al nostro ambiente. Se noi qua sulla Terra abbiamo un certo tipo di gravità, un certo tipo di pressione e di clima, la vita viene creata consona a quell'ambiente. Se vai su Marte, su Urano, su Nettuno, su Giove, su Venere, ci sono altre tipologie e fattezze, ma anche in altre dimensioni, adattate a quel clima. Però è lo spirito quello che conta. Quindi noi, per atto di amore, siamo stati creati a loro immagine e somiglianza. E noi dobbiamo farlo nel nostro piccolo, e lo facciamo.
E questo essere umano, secondo te, questo essere umano che sta cercando di lasciare, diciamo, la Terra, no? Nel suo progresso. Allora, voglio fare una precisazione, perché sennò si confonde. Allora, c'è l'essere umano che è nato in quanto essere umano, con la genetica DNA ce n'è in abbondanza sulla Terra, ma ce ne sono tanti altri esseri umani, ma con spirito extraterrestre, che sono qua a scontare quello che hanno commesso su altri pianeti. Quindi, essere umano, in quanto umano, è stato creato appositamente su questa terra. Ok? Però lo spirito di tante persone, tantissime, più di quello che vi potete immaginare, ma non tanto, perché uno fa un ragionamento, vede quante razze ci sono sulla terra e da lì si rende conto. Non è certamente il clima che va a influire sulla genetica della persona, come tanti Sostengono. antropologi vorrebbero sostenere. Non è così, un po' come la teoria di Darwin, fa acqua da Sì. tutte le parti. Assolutamente non è così. Eugenetica. Quindi, a livello genetico, sì, Parlo ma di, no, quello è parlo. perché Sì. Prego, prego, Antonio, no, prego. mi sentite? Sì, Sì. prego, prego. Dicevi? Sì, mi sono perso sulla domanda. Il Ho sentito. clima non influenza la genetica, il fenotipo, No, il insomma. clima influenza la genetica, ma sono processi milionari per arrivare a modificare un essere umano. Non bastano 100.000 anni. Quindi, siccome l'essere umano, io non mi sento derivare da una scimmia, quindi l'australopiteco africano di 3 milioni di anni, sono tanti 3 milioni di anni, ma per evolversi in un essere umano come lo siamo noi oggi, se non, basta vedere il Paleolitico superiore. Ecco, chi si intende di archeologia preistorica sa che il Paleolitico superiore, siamo sui 30.000 anni fino al Mesolitico, che siamo circa 12.000 anni, c'è un balzo enorme. Paleolitico superiore, secondo alcune teorie, deriva dal Paleolitico medio, uomo di Neanderthal. Non è così, perché 100.000 anni non Ci fanno sono un dei uomo vuoti. di Neanderthal. Ci sono dei vuoti, ma si parla di tecniche di lavorazione della pietra, di culto del morto, anche se il Paleolitico medio lo faceva. Però il problema è che spesso e volentieri, quando c'è un ritrovamento, viene l'archeologo X, che ha una preparazione, una cultura in base alla sua religione, ci mette nel suo, scrive il libro e la impone al mondo intero. Ma non è così che si fa. Quindi Insomma. bisogna rivedere tutta la storia dell'essere umano. Io, siccome mi occupo anche di preistoria, di archeologia preistorica, e la metto in relazione con la mia esperienza, vedo che l'archeologia preistorica, per quanto riguarda l'evoluzione dell'essere umano, è tutta sbagliata, ma assolutamente. Ma comprova la mano, non è che c'è da diventare geni, non ci vuole l'universitario che ha 60 anni che studia. Basta vedere le tecniche di lavorazione della pietra, basta vedere i vari spostamenti che hanno fatto. Tipo, ora si parla tanto dell'evoluzione di questo uomo di Cro-Magnon, Paleolitico superiore, che ha invaso l'Europa. Quindi voi mi dite che nell'Europa c'era ancora il Paleolitico medio, l'uomo di Neanderthal, dove aveva una certa statura, certe tecniche di lavorazione della pietra, e l'uomo in Africa è emigrato al nord. Alto 2 metri, 1,80 m, totalmente diverso nelle tecniche di lavorazione, tutt'altra cultura, ma non si può parlare della stessa persona se in quanto essere umano. Quindi c'è un problema anche su questo. Sto Insomma, sviando il discorso. facendo un discorso, diciamo, un po' così, insomma, radicale, su questa terra ci sarà una certa scrematura, consentimi questo termine, una scrematura che consentirà quindi di vedere chi sono quelli più adatti per essere collocati in un'altra dimensione, il tutto finalizzato a cercare che cosa? Esseri che hanno imparato ad essere più giusti, esseri che hanno imparato ad essere più buoni. Qual è il percorso quindi che deve essere inseguito? Il percorso è molto semplice. Amare il prossimo tu come te stesso, vivere in armonia con gli altri, rispettare la natura. Questo è la semplicità. Quindi abbandonare tutto quello che è la cattiveria, l'egoismo, la possessione, l'arroganza. E questo è l'essere umano.
Ma non sarà una selezione del cielo, è l'uomo che si autoelimina, perché a tutti viene data la possibilità di evolversi nella scienza e nello spirito, ma siccome l'uomo interessa solo la scienza, quindi rimane solo a livello materiale, chi non fa l'evoluzione nella coscienza, nello spirito, non può andare avanti. Ecco, allora immaginiamo. Sì. Scusa Antonio, immaginiamo allora che ci sia tanti esseri umani che non riescono a percepire questo, diciamo, percorso evolutivo, che rimangono fermi magari qui sulla Terra o su qualche altro pianeta. Qual è la sorte per essi? Cioè, cosa devono fare? Devono andare a ripetizione? Devono ripetere l'anno? Ma nessuno andrà disperso, anche il peggior nemico della vita non è che verrà distrutto, partirà ancora dal regno morte seconda, quindi il regno animale e vegetale, per milioni di anni vivrà in una pianta, cosciente però di essere stato un essere umano, e poi ritornerà allo splendore, ovvero la meta di tutti, essere un creatore, un sole, una galassia, un universo. Quindi un percorso. Siamo esseri creatori, partiamo dal piccolo per arrivare poi al grande. Ecco, allora Antonio, in questo percorso, diciamo, questo percorso di crescita, mi pare di capire che l'essere umano è lasciato, secondo le leggi del libero arbitrio, ad una decisione personale propria, no? Può scegliere di fare, può scegliere di non fare, può scegliere di agire in un modo piuttosto che in un altro. La loro interferenza non c'è, però loro si fanno vedere. Questo loro farsi vedere può influire la scelta dell'essere umano o no? Certo, ma senza violare. E poi loro danno degli input, perché per atto d'amore lo fanno, perché siamo, ricordiamoci una cosa, siamo nel punto di non ritorno, quindi loro cercano di salvare il salvabile. È un richiamo di spiriti la visita extraterrestre. Ecco, allora diciamo, ci sono i nostri capi di Stato, parliamoci chiaro, che hanno tutti quanti, credo, la gran parte degli stati del nostro mondo, hanno conoscenza del fenomeno ufologico e artatamente, ma senza troppa arte, insomma, hanno nascosto questo fenomeno perché, come dicevi tu all'inizio di questa trasmissione, metterebbe in pericolo il loro potere. Il percorso che dovranno seguire questi signori sarà un percorso naturalmente evolutivo. Ma io penso che ci sia un piano alla fine anche cosmico, perché al di là di tutto c'è sempre una regia, quindi io posso vederla anche, magari mi sto sbagliando, è solo, attenzione, premetto, è un mio pensiero personale, può essere anche una tentazione per avere discernimento dell'essere umano. Quindi se c'è una verità celata, noi, in quanto esseri intelligenti individuali, possiamo discernere il vero dal falso, il buono dal cattivo, e dal momento in cui vi si manifesta una meraviglia del genere, ovvero una verità celeste come quella della visita extraterrestre, sta a me poi capire. Poi sappiamo che loro, c'è di mezzo l'egoismo, il potere, il volere, come da sempre questi potenti del mondo hanno cercato di ottenere, e molti ancora lo detengono, il potere, non tutti, ma di fatto può essere anche strumento di selezione, perché se fossimo tutti nelle mani di qualcuno che dicesse sì, esiste l'extraterrestre, non saremmo in questa situazione, quindi c'è una selezione naturale. Ma può anche essere messo, cioè questo, diciamo, questo, la presenza di queste persone potrebbe essere astrattamente, diciamo, fatta perché tu debba poi poter scegliere, insomma. Non ho capito. La presenza di un dittatore potrebbe essere stata messa apposta perché tu scelga fra il dittatore e la non dittatura, insomma. Ma Dio può tutto, quindi se dal momento in Dio lo permette, possiamo prendere solo atto e capire, cercare di far meglio nel nostro piccolo. Quindi il dittatore detta legge, le sue leggi, sta a noi poi discernere, almeno che non siamo vittime e nasciamo in un disagio come una popolazione che vive nel Venezuela o chissà dove, allora siamo vittime, cresciamo con un certo tipo di cultura
e non possiamo farci niente. Però per noi occidentali, che abbiamo, grazie al cielo, tutti i tipi di informazioni, questo può essere anche indice di strumento di selezione. Certo. Sembra controverso quello che sto dicendo, però se stai a vedere dall'alto, se Dio può tutto, quindi se Dio permette questo, evidentemente è perché l'umanità in qualche modo, brutto dirlo, ma se lo merita. È un po' come il terremoto e il maremoto, ritornando a prima. Perché capita un maremoto, un terremoto dove ci sono bambini? E chi lo sa? Quali sono i disegni di Dio? Nessuno lo sa. Però bisogna prendere atto e accettarli. Ecco, diciamo che... chiamala intelligenza onnicreante, chiamala come ti pare. Però di fatto accade, quindi non possiamo prendercela. Perché comunque il cosmo è perfetto. Dio è perfetto, non è che va al caso. Bene, ci stiamo avvicinando alla fine della nostra trasmissione, vedo che è in linea con noi Massimo, che saluto, però diciamo questo dialogo che è così interessante non può prescindere da una delle ultime domande che ti vorrei fare, Antonio. L'essere umano, così come è stato da te e da noi descritto, diciamo, noi abbiamo accettato naturalmente di buon grado queste tue indicazioni, che sono preziosissime, al di là di tutto comunque sta cercando di lasciare questo mondo, perché tanto costruisce missili, cerca di costruire navette, cerca di costruire mezzi attraverso i quali può traslocare, quindi abbandonare questo mondo. Secondo te sarà possibile in un lontano futuro che l'uomo scopra l'uomo così come scopra altri mondi? Ma io invece, guarda, ritornando a quello che hai detto, penso che questo mondo continuerà. Su questo punto di vista sono ottimista, perché conoscendo la potenza degli esseri, so che in 8 minuti del nostro tempo loro possono rimettere ogni molecola che noi abbiamo assemblato negli anni, loro la rimettono là dove l'abbiamo tolta. Quindi io credo nell'opera del cielo, e questi esseri porrà fine a tutto quello, le brutture di questo mondo, e il mondo andrà avanti, ma su questo pianeta. Se poi noi varcheremo gli spazi siderali, andremo su altri pianeti o passeremo di dimensione, questo ci credo tantissimo. Ci credo. Voglio dire, ci credo, ma l'ho visto e quindi gli do un senso. Poco magari lo dà per chi mi ascolta e non ha mai visto niente. Ma posso dire, dal mio punto di vista, che il mondo non verrà distrutto, superà delle catastrofi, ma non verrà distrutto, perché gli esseri non lo permetteranno. Sarà in parte distrutto, in parte ci sarà parte dell'umanità che sopravviverà, è questo che ci stai dicendo, insomma. Ma come è successo un po' in passato, tutte le civiltà arrivano a un punto della massimo splendore e poi si autodistrugge. È un po' quello che dovrebbe accadere anche a questa, ogni 2000 anni succede, quindi niente di nuovo. Il problema, Antonella, è che comunque... No, dicevo ad Antonella, se hai da porre delle domande, visto Massimo è già arrivato. No, mi piacerebbe sentire la fine del discorso di Antonio. Prego, Antonio, scusa. Sì, che il problema è che la missione mia e di tanti altri è di quella di aiutare tutti i giovani, ma anche gli adulti. Alla fine non c'è giovane adulto, lo spirito è uno spirito, non fa differenza tra un bambino e una persona di 80 anni. Aiutare al risveglio, perché questo è quello che vogliono gli esseri, perché presto, e io lo so per certo, si manifesteranno agli occhi del mondo, e lì sarà un trauma, perché anche se sono pacifici, per le persone che sono state indottrinate da questi ufologi o questa gente che dice che sono cattivi, negativi, voi vi potete immaginare il panico che ci sarà fra le strade del pianeta. E io l'ho visto, ho sentito le paure delle persone, mi hanno fatto vedere gli esseri, non sarà bello. Quindi la nostra missione è quella di aiutare le persone, coloro che sono disponibili a capire cosa sta accadendo, ma anche nel caso mio a far vedere l'astronave. Io ho questo fantastico gruppo di Milano che si chiama Contatto Massivo, dove periodicamente ci incontriamo, ora è già un po' di tempo che non lo facciamo, ma io ho filmato con 60-70 persone gli oggetti fermi in aria per 3-4 ore. Davanti agli occhi di tutti, filmati con le telecamere, lo potete vedere in giro sul web, basta digitare Contatto Massivo, incontri Milano, e uno si rende conto cosa accade. Ma non perché sono io, Antonio Urzi, filmo, ma ci sono tanti come me che hanno questa possibilità di farlo.
Quindi bisogna aiutare le persone al contatto, a entrare in sintonia con questi oggetti volanti che sono identificati. Antonio, io mi... sarà il panico totale, naturalmente, perché quello che ci viene propinato anche nei cinema, ecco, che sono luoghi di grandissima affluenza, non è proprio tranquillizzante. Molto spesso l'extraterrestre viene raffigurato come un essere pericoloso, una minaccia serissima per l'umanità, quindi il panico che si andrebbe a ingenerare naturalmente è immaginabile. Per chi ci ascolta e volesse comunque approfondire il discorso, quali sono i contatti? I miei contatti potete trovarmi sul web, abbiamo una pagina Facebook ufficiale che si chiama Contatto Massivo, poi ci sono quelli miei privati, Antonio Urge, Simone Sibilla, ma sono saturi, ma io in quello rispondo a tutti, cerco di rispondere comunque a tutti, lì ci sarà la mail, Contatto Massivo, ora non mi ricordo sinceramente la mail perché ce ne abbiamo due o tre, però sul Contatto Massivo scrivete lì e noi vi rispondiamo tranquillamente, io direttamente ma anche i miei collaboratori. Però posso dire una cosa riguardo al cinema: fanno vedere sì, a volte l'essere cattivo che spaventa, fa paura. Io dico una cosa, e anche questo lo so per certo, che la potenza di questi esseri in confronto a quello che fanno vedere al cinema non è niente, perché l'uomo, loro frenano, stanno buoni, sono mansueti, sono calmi. Ma quando iniziamo a dar fastidio al pianeta, a molestarlo con i nostri esperimenti nucleari, c'è il rischio di ricapitare come è successo qualche anno fa, qualche centinaio di anni fa, un migliaio di anni fa, quindi con il diluvio universale, con Sodoma e Gomorra. Quindi, insomma, dobbiamo intendere che il pianeta che ci ospita è il pianeta divino. Gli esseri sono giusti, poi sono buoni. A me è quello che a volte mi viene da ridere quando sento questi discorsi filo in age, vogliamoci bene, il salto nella quinta dimensione, che ancora non siamo nemmeno nella quarta, il risveglio quantico, namaste, e quando non sanno niente di legge cosmica. A me a volte mi viene da ridere perché vedo la gente che va in brodo di giuggiole per un namaste, una cosa, quando in verità non sanno niente di filosofia cosmica e di quello che sono le leggi del creatore. Quindi molta attenzione, prendere coscienza di cosa stiamo facendo noi al pianeta e ai nostri simili, allora forse possono dare un senso anche alla visita extraterrestre a queste persone. Grazie Antonio, grazie per essere stato grazie con Antonio. Noi questo pomeriggio, per aver condiviso insomma la tua esperienza. A te e a Simone. Grazie a voi, un abbraccio, a presto, buona serata. Grazie. Un bacio alla bimba. Grazie, un abbraccio. Ciao Antonio. Buon lavoro. Bene, e vediamo che nel frattempo ci ha raggiunto il nostro Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net. Ciao Massimo. Sì, ciao a tutti. Ciao Massimo. Ciao a tutti quanti. Bene, siamo alle 19:29. Vuoi darci gli ultimi aggiornamenti della giornata? Sì, subito. Dunque, apriamo questa nuova collaborazione con Unione Italiana, la pagina dall'Istria. Prima però una top news, diciamo, di carattere di attualità nazionale. Emerge, diciamo, questa: Englaro, il Consiglio di Stato, risarcire il padre. Dunque, il padre di questa davvero sfortunata ragazza, Eluana Englaro, lui si chiama Beppino, verrà risarcito di quasi 133.000 euro dalla Regione Lombardia. Lo ha deciso il Consiglio di Stato respingendo il ricorso della Regione, che non si fece carico del ricovero della ragazza in stato vegetativo, lo ricordiamo, per 17 anni, in una struttura sanitaria adeguata per la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione come richiesto dal padre. Per questo Eluana fu poi trasferita dalla casa di cura di Lecco alla casa di riposo La Quiete di Udine, dove morì, lo ricordiamo, il 9 febbraio del 2009. Ed ora veniamo alla... sempre se la troviamo qui, con i nostri poveri mezzi, che sono questi che abbiamo a disposizione, dove entrano, purtroppo, io mi scuso, entrano anche voci che non dovrebbero entrare. Vediamo se riusciamo quindi andare nella pagina di Unione Italiana.
Non abbiamo purtroppo le possibilità di avere microfoni super direzionali, quindi questo è. Allora, abbiamo una notizia anche importante che ci proviene da Zagabria, ma riguarda sempre, diciamo, quella che è la nostra minoranza italiana. Alle 19:31 Zagabria, l'onorevole Furio Radin, eletto vicepresidente del Sabor. Il presidente dell'Unione Italiana e deputato al Sabor della Repubblica di Croazia per il seggio riservato alla Comunità Nazionale Italiana, onorevole Furio Radin, è stato eletto questo lunedì vicepresidente del Parlamento. Con plebiscito di voti a favore della sua nomina, 109 su 110, l'onorevole Radin farà ora parte della presidenza del Parlamento assieme al presidente Gordan Jandrovic, scusate, Jandrokovic e gli altri quattro, e agli altri quattro vicepresidenti. Si tratta di un risultato molto importante, in quanto pienamente condiviso da maggioranza e opposizione, che valorizza il ruolo non solo delle minoranze nazionali nella società croata, favorendone il dialogo politico, ma anche di tutta la comunità nazionale italiana e della stessa Unione Italiana. Poi abbiamo altre notizie, rapidamente vi dico i titoli. Fiume, premiazione del concorso San Vito 2017, poi a seguire Capodistria, convegno sulla scuola materna, ancora Isola, Forum Italo-Sloveno a Palazzo Manzioni, una giornata molto importante, quella di mercoledì 14 giugno. Poi torna a Fiume un frammento della storica Aquila Bicipite. Poi ancora spettacolo, divertiamoci, della SMSI di Fiume. Capodistria ancora, festa del patrono San Nazario. Nell'edizione delle 22 di Osservatorio Antimafia andremo avanti con altre notizie dall'Istria. In collaborazione, lo ricordo, con Unione Italiana Maurizio Tremul. 19:33 è tutto per questa finestra sull'informazione. Restituisco la linea a Bari. Grazie a Massimo Bonella, ho sentito qualcosa di strano? Eh sì, perché sono microfoni, come dire, per gli addetti ai lavori che hanno un lobo di ricezione ampio, spaziale, quindi quello che passa in strada purtroppo entra dentro. Questo comunque non preoccupatevi perché è accaduto anche su alcune televisioni terrestri, ecco. Quindi, insomma, noi che siamo qui con questi mezzi ancora sperimentali, insomma, ecco, passateci pure questi, tra virgolette, errori, insomma. Per quanto riguarda invece quello che ho sentito, Antonella, sull'ufologia, avrete come ospite Antonio Ursi, ecco. Sì. È molto interessante tutto il discorso. C'è da chiedersi, qui sarebbe appunto da fare domande, ma come mai se per certi personaggi gli UFO sono una barzelletta, non è vero niente che esistono, frutto di fantasie, ma allora perché tutta questa segretezza? Ogni volta che si va in quell'ambiente a parlare di questo argomento c'è subito una situazione di silenzio, ma cosa dici? Ma cioè, rischi di passare per scemo. Allora, Ci ha dico. già risposto a questa domanda. Ecco, no, io ecco, Ci ha già concludo. risposto Massimo, eh. Abbiamo già fatto questa domanda e ci ha già risposto. Sì, ma io volevo poi cioè, lasciare la domanda ai nostri ascoltatori, no? Mi piacerebbe però capire, no? Visto che siamo circondati da tanti giornalisti, no? Ordini vari, eccetera, ecco, come mai allora appunto dovrebbe essere proprio il giornalista, in base a dei dati che ci sono, a delle documentazioni inequivocabili che esistono, basta per esempio anche andare dentro a pinetologitv.net, c'è un video in evidenza proprio nella home page, e dovrebbe essere loro i primi a sollevare questo discorso, a parlarne, a fare degli approfondimenti, e invece tutto questo non avviene. Ecco, i telespettatori o anche mi riferisco ad alcuni miei amici che spesso mi vengono a contrastarmi con i discorsi, eccetera, che poi alla fine sanno tutto loro, ecco, dovrebbero rispondere invece a questa domanda. Bene, a voi allora, per la conclusione, noi ci sentiamo alle 22 con l'Osservatorio Planetario. Un saluto a tutti. Grazie a Grazie Massimo Massimo. Bonella. Un'ultima informazione ai nostri ascoltatori, un comunicato stampa giunto da parte del dottor Michele Guato. Sabato 24 giugno dalle 15 alle 17 a Mestre, presso il centro città aperta in via Colmoschin 20 a 400 metri dalla stazione delle ferrovie, ci sarà la presentazione del libro
quelli delle cause vinte. 250 pagine, 80 storie che formano sia una storia dell'ambientalismo italiano, sia un manuale per conoscere metodi di lotta e comunicazione, strumenti legali, scientifici e istituzionali che si sono dimostrati utili per concludere positivamente importanti lotte ambientali. Alle 16:30 poi seguirà l'esecuzione di alcune canzoni ecologiste da parte del cantautore Alberto D'Amico con Monica Giori e il chitarrista Giuseppe Vio. Ecco, per chi si trovasse in zona, naturalmente sarebbe molto interessante andare ad assistere alla presentazione di questo libro e ci riallacciamo a quello che è il discorso che facevamo con Antonio Urzi, la tutela della terra. La terra è il luogo che ci accoglie, ma non è di nostra proprietà, quindi non possiamo disporre come meglio riteniamo. Dobbiamo comunque sempre averne un gran rispetto perché purtroppo il conto ci verrà presentato. E con questo concludiamo, vi ringraziamo per Antonella, aver... Sì, dimmi Massimo. scusa se ti interrompo, no? È per dire, allacciarmi a questo comunicato, ecco, ci sarà presente anche a Pianeta Oggi TV insieme a Radio Science TV proprio sabato pomeriggio a Mestre con Michele Boato. Perfetto, quindi sarà possibile per voi ascoltatori seguire questo evento. Per intanto vi ringraziamo per essere stati con noi questo pomeriggio, vi diamo appuntamento alle 22 per Osservatorio Antimafia. Con noi questa sera ci sarà l'avvocato Leonardo Sesta, assieme al quale parleremo di ecomafia e di diritto alla salute, tutela del diritto alla salute, un diritto sancito dalla nostra Costituzione, tra l'altro. Vi ringraziamo ancora, vi auguriamo buona serata e vi diamo appuntamento a più tardi. Ciao a tutti. Arrivederci.